Si può dire un aggettivo per Ettore? Era il vero umanismo, cioè con un'intelligenza, ma non un'intelligenza di secca, di intellettuale, era un'intelligenza molto sull'umano. Dunque aveva qualcosa di veloce nella comprensione delle cose e allo stesso tempo una grande ironia, un riso selvaggio così delle cose che non si può cambiare, una tristezza per i sogni che non sono più là. Aveva un'idea della vita corta, strano, mi ricordo le conversazioni. Sempre lui mi diceva che la vita è corta, che non si deve incombrare dei falsi dolori, che non è un privilegio di rimanere su un dolore, perché ho conosciuto Margarete dopo Ettore, e anche Ettore, quando lui mi ha chiesto di fare parte di la famiglia, ero molto fragile. E là, far parte di un film con lui, ho scoperto di fare il cinema con una certa eleganza, di essere, lavorare nel caos, i urli, cioè della gente che parlavano forte, in contrario del set francese, però alla fine, come un prestigitatore, come si dice, come un... Oui, che lui sa esattamente dove va, che cosa vuole, però lo fa con questa dolcezza ironica, dice subito quando non va. Mi ricordo che cenavamo a spesso con Marcello Mastroianni, era in concorso di barzelletti, e mi ricordo che io sono arrivata in Italia e ero molto colpita di vedere tutti questi uomini e donne che mi faceva l'onore di parlare il francese con questo modo, avevano imparato il francese molto così accademico, e io ho detto, loro hanno fatto lo sforzo di parlare la mia lingua, farò lo sforzo di parlare la loro lingua. Dunque all'inizio era un po' caotico e loro passavano il loro tempo al pranzo, gridi, forse a fare delle barzellette, e io non capivo la barzelletta. Il primo giorno che ho capito la barzelletta, ero l'unica a ridere, perché era una barzelletta stupida, che non faceva ridere nessuno, ma io finalmente avevo capito. Mi ricordo di un uomo che amava fare la cucina, che era goloso, che amava il buon vino, il pesce, la pasta. Era sempre curioso di sapere cosa ti succedeva, cosa andava a fare. Poi avete fatto infatti la cena. Oui. Oui. In un ristorante dove tu eri la padrona. La padrona del ristorante. Oui, oui. Il piacere. Oui. E poi lui leggeva molto. Amavo molto quando lui mi chiamava a Parigi. Era, cosa leggi? E lui diceva sempre, rileggo le capolavori. Aveva questo modo di farti desiderio di leggere le stesse cose che lui leggevi, perché mi parlava con... non come un piccolo professore che ti dice perché è un capolavoro, era subito, voilà, nella vita. E poi... l'ultimo ricordo di lui che ho, perché mi avevano proposto, ho fatto a Parigi per il palco la regia di un'opera di Steven Sondheim che si chiama Passion, e Steven Sondheim era andato a vedere 20 anni fa il film di Ettore, Passione d'amore, e lui era rimasto colpito di questa storia forte, forte, di questa ragazza che si innamora di un capitano di cavalleria, e lui ha scritto, e allora ho
chiamato Ettore per dir Dio mio, mi hanno chiesto di fare la regia, io sempre ho paura di fare una cosa dove forse non sarò capace, però preferisco di dire di sì e di andare al disastro e dire di no e rimanere a letto. Dunque, e lui ha detto sarò il primo spettatore, in prima fila, e ti dirò cosa penso. Perché lui, per esempio, quando Marcello andava a recitare sul palco a Parigi, e poi si metteva verso le 5 in fila e si addormentava. E Marcello mi diceva che lui parlava di più in più piano per non svegliarlo. Però sono sicura che anche dormendo lui aveva un'idea di cosa succedeva.